Tutti gli oggetti mostrati all'interno di questo video li troverete qui sotto in descrizione con il link diretto. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere 5 oggetti essenziali per un ciclista. E partiamo subito col vedere un oggetto essenziale per tutti, sia biker che stradisti e non solo. E è il contachilometri. Contachilometri dove possiamo andare a vedere di tutto, dalla mappa nei contachilometri di ultima generazione. Possiamo andare a vedere la velocità che abbiamo istantanea, andando ad abbinare dei sensori esterni. Possiamo andare a vedere la frequenza cardiaca, le pedalate che stiamo facendo, la potenza che stiamo facendo con un misuratore di potenza, e direi che è uno degli oggetti essenziali da avere quando si va in bicicletta. Io adesso ho un Garmin Edge 820, qui sotto in descrizione vi lascio il link del Garmin Edge 530, che secondo me attualmente è uno dei migliori contachilometri che potete trovare in commercio come qualità prezzo, perché ha moltissime funzioni, ha uno schermo grande, il giusto, dove possiamo andare a vedere senza problemi tutto quello che c'è scritto al suo interno, e secondo me Garmin è una delle migliori aziende in commercio che fa contachilometri e non solo. Difatti anche la sua app esterna è veramente molto comoda e si possono vedere tantissimi dati dopo che si è fatto l'allenamento, e quindi per questo vi consiglio questi prodotti. Andiamo col vedere il secondo prodotto che un ciclista deve avere, ovvero una lucetta. In questo caso ho sempre un prodotto Garmin, ovvero il Garmin Varia, che secondo me è la migliore luce che potete trovare in commercio. Il modello in questione è il Varia 515, che ha un raggio di luce posteriore molto potente, che anche se andiamo fuori di notte le macchine ci vedono comunque, e se non l'avete mai vista per strada ha un effetto sulle auto proprio di abbagliante, quindi ci facciamo vedere senza problemi. Ma la cosa ancora più interessante per noi che stiamo andando in bicicletta è che sul nostro computerino riusciamo a vedere le macchine che stanno arrivando in un raggio di all'incirca 200 metri, e appena la provate una luce di questo genere non tornate più indietro. Adesso Garmin ha sviluppato anche la nuova luce Garmin Varia, che oltre ad avere tutte queste funzioni in più ha addirittura una dashcam, che penso sia una cosa ancora più comoda, perché se dovesse capitare, speriamo di no, che qualcuno ci prende sotto, oppure qualcuno ci prova, capitano degli incidenti, cose varie, si salvano tutti i video all'interno, è una cosa molto comoda. Ovviamente qui sotto in descrizione vi lascio il link di tutti i modelli di Garmin Varia e vi lascio il link di qualche lucetta economica senza tutte queste funzioni di Garmin Varia, ma con una luce molto potente, che possono tranquillamente essere usate anche di notte. E ora andiamo a vedere il terzo prodotto che deve utilizzare nelle sue uscite e che magari, se fa qualche gara, deve avere nel taschino, ovvero qualche gel energetico. Adesso, giusto per farvi vedere, ho questa scatoletta di energy gel che utilizzo io, ma per essere direttamente più comodo io compro sempre la Eco Size di questi gel, dove al suo interno possiamo trovare tantissimi gusti. Ci sono moltissimi gusti a disposizione. Il mio gusto preferito di questi gel è il caramello, che se non l'avete mai assaggiato e vi piacciono quei tipi di gusti è veramente tanta roba. E oltre al gusto, però, sono dei gel che vanno decisamente molto bene. Se vi dovesse capitare, sono molto comodi sia da portare in allenamento quando vi capita di fare qualche giro un po' troppo lungo e i panini o le barrette non bastano, e quindi abbiamo bisogno di un po' di zuccheri, di un po' di vitamine, caffeina e tutte le cose che c'hanno al suo interno, oppure se fate delle gare sono ancora più comodi, perché si buttano giù più facilmente delle barrette, ci danno allo stesso tempo quelle vitamine, zuccheri essenziali per poter performare al meglio. Ed eccoci al quarto prodotto essenziale per un ciclista, che è il calzino. Il calzino per un ciclista deve essere bello alto, non per qualche strana ragione, ma perché è più bello da vedere. Se utilizziamo il fantasmino, no, non si può. E quindi un calzetto di questa altezza è l'ideale sia d'inverno che d'estate per avere uno stile, diciamo, più bello. Vi faccio vedere questi di Varrise, che secondo me sono bellissimi e anche molto molto comodi.
Ovviamente ve li lascio qui sotto in descrizione e vi faccio vedere qualche foto dove li sto indossando. Sono della misura, secondo me, perfetta, e il bello è che da una parte c'è una scritta Van, vediamo se la trovo, da una parte c'è una scritta Van, dall'altra hanno la scritta Riesel. Sono molto comodi e molto molto belli visti addosso, quindi qui sotto in descrizione ve li lascio, ma oltre a questi vi lascio anche dei link di altri tipi di calzino che utilizzo e che secondo me sono belli da avere e allo stesso tempo molto comodi, perché non dobbiamo dimenticare la comodità comunque. E siamo arrivati al quinto oggetto, che è un antivento. In questo caso è un antivento ultralight che io utilizzo di solito sia d'inverno, ma soprattutto lo utilizzo anche d'estate, a meno che non ci siano 50 gradi fuori e non si sta neanche con la maglietta, perché arrivati soprattutto in cima alle salite arriviamo belli sudati, provati, e quando poi dobbiamo andare a fare la discesa a velocità alta è la miglior cosa mettersi su un antivento ed evitare di prendersi un qualcosa. Questo è quello che utilizzo io e soprattutto ve lo consiglio perché ha un prezzo molto basso e fa molto bene il suo lavoro. È piccolino, si riesce a mettere senza problemi sulle tasche della maglia, e questa è anche una cosa molto importante, perché se ne abbiamo uno grosso e non riusciamo a metterlo all'interno è decisamente un problema, se non abbiamo qualcuno che ci segue con una macchina o che ha una borsa dove lo va a mettere al suo interno. Ed ora siamo arrivati all'oggetto bonus, perché 5 prodotti essenziali per il ciclista li abbiamo detti. Il sesto prodotto, che possiamo considerarlo come un bonus, è il mio canale Telegram Ciclismo Sconti, perché è importante avere dei buoni prodotti e pagarli a prezzi molto bassi, e per evitare che andate a ricercare per ore e ore all'interno dei siti il prezzo più basso, avete la vita molto più facilitata con il mio canale Telegram Ciclismo Sconti, dove ogni giorno ci sono sconti a tema bici, quindi ogni giorno potete trovare dei prodotti simili, scontati oppure con un prezzo molto accattivante, e in questo caso avete a disposizione una cosa gratuita che potete utilizzare come volete. Oltre agli sconti su tutti i vari prodotti, potete trovare anche la disponibilità di diverse biciclette che normalmente fate fatica a trovare, e se non andate ogni giorno all'interno dei siti per andare a vedere se sono disponibili, rischiate di non riuscire ad andare a prendere quella bicicletta. Ovviamente vi lascio qui sotto in descrizione il link al canale Telegram per andare a darci un'occhiata, e soprattutto è gratuito, non vi costa niente, anzi avete solo che dei vantaggi ad essere iscritti al suo interno, ed ora non vi resta che scoprirlo. E siamo arrivati alla fine di questo video, spero che tutti i prodotti che vi ho fatto vedere siano stati interessanti e spero che vi ho fatto venire la voglia di andare a comprare degli oggetti nuovi. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e se lo fate siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!